Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci del caso meningite, una forma rara ma non contagiosa, quella che ha colpito una donna marsicana di 51 anni ricoverata da ieri nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano. Il tipo di meningite è la Listeria monocytogenes. Allora andiamo a vedere il servizio di Germano Dorazio. È in prognosi riservata la paziente, ricoverata ieri nell'ospedale di Avezzano, affetta da una forma rara ma non contagiosa di meningite. Secondo i medici non c'è rischio di trasmissione della malattia. Proprio ieri, a scopo cautelativo in attesa di conoscere la forma patologica tramite gli esami di laboratorio, le persone venute a contatto con la donna sono state comunque sottoposte a profilassi. Ieri, attorno alle 13, all'arrivo in ospedale, la paziente è stata immediatamente assistita secondo i protocolli dell'equipe di malattie infettive diretta dal dottor Maurizio Paoloni e poi ricoverata nel reparto dove si trova attualmente. La malattia della paziente è trattata con antibiotici. E nel frattempo a Sulmona migliorano le condizioni dell'anziano di 84 anni colpito anche lui da una forma non contagiosa di meningite, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Peligno dal 28 dicembre scorso. Questo è quanto fa sapere la ASL Avezzano Sulmona L'Aquila. L'uomo, le cui condizioni sono sempre gravi a causa dell'infezione, non è più intubato, respira in modo autonomo ed è cosciente. La prognosi tuttavia resta riservata e i medici si mantengono cauti sull'evoluzione delle condizioni di salute. Nel reparto di anestesia e rianimazione l'uomo continua ad essere assistito con procedure e terapie necessarie. E intanto arrivano nuovi vaccini per la meningite nella ASL di Pescara. Un po' in tutte le ASL abruzzesi stanno aumentando le richieste in queste ore. Nei giorni scorsi proprio alla ASL di Pescara era arrivata anche una lettera da parte del consigliere comunale Massimiliano Pignoli. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Consigliere Pignoli, sono arrivati i vaccini all'ASL di Pescara nelle ultime ore. Lei qualche giorno fa aveva parlato di questa problematica delle lunghe file, delle code all'ospedale di Pescara. Qual è oggi la situazione? La situazione non è cambiata per nulla, devo essere sincero. Ho verificato anche questa mattina presso l'ASL, le code sono ancora lunghe e interminabili, segno di una preoccupazione importante da parte della cittadinanza pescarese e più in generale quella italiana, anche se preoccupazione non esiste. Ho scritto nei giorni scorsi al presidente e al manager dell'ASL di Pescara, il dottor Mancini, e al sindaco di Pescara in qualità di ovviamente presidente dei sindaci distretti dell'ASL di Pescara, che controllo operato dell'ASL, per suggerire tre soluzioni fondamentali. La prima, di spostare quell'ufficio ovviamente temporaneamente in locali adibiti in maniera più consona, in modo che le persone anche sotto questo freddo non stiano ad aspettare il proprio turno di prenotazione praticamente per le scale. La seconda, di intensificare tramite un aumento di personale la somministrazione del vaccino, perché lei pensi che se uno va a prenotare oggi presso l'ASL di Pescara il vaccino, l'appuntamento è per i primi di maggio, cosa assolutamente impensabile ed assurda. E la terza e ultima questione, ho proposto, ma non so se si può fare dal punto di vista legale, che questi vaccini vengano distribuiti presso i medici di base, sia essi pediatrici e non, per chi ovviamente è maggiorenne e li volesse comunque fare nel proprio medico di base, che dopo aver pagato il regolare ticket presso l'ASL di Pescara e quindi farlo vedere al medico, può eventualmente somministrare l'antidoto presso i medici autorizzati e competenti, cioè quelli pediatrici, quelli di base. Spero che vengano recepite queste situazioni, perché ricevo quotidianamente telefonate, come ha potuto vedere lei prima mentre stavamo parlando, di persone che si lamentano di questa disfunzione e che ovviamente non vedono l'ora che si arrivi a una soluzione che sia la più democratica possibile. E noi adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ondata di maltempo che sta investendo la nostra regione. Freddo e nevischio che, come previsto, sono arrivati sull'Abruzzo. Per il momento non si segnalano particolari problemi alla viabilità sul tratto abruzzese della A14 e sulla A24 e A25. In alcune zone sta accadendo della neve, ma non si registrano criticità
e la situazione è regolare. Anche sulle strade statali, fa sapere l'ANAS, la circolazione è regolare nonostante le nevicate che stanno interessando soprattutto la provincia dell'Aquila. In particolare mezzi ANAS in azione sulla strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese, dove si segnalano rallentamenti a Roccaraso. Mezzi spargisale e sgombraneve in azione anche sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia e sulla strada statale 260 Picenze. Al momento le temperature sono molto basse, ma per saperne di più abbiamo nostro gradito ospite in studio, il meteorologo Luca Mennella di Meteo.net, che cura le previsioni per Meteo 6, a cui do ovviamente il buongiorno. Buongiorno Luca. Buongiorno. A quale chiedo di farci capire un po' a cosa è dovuto questa situazione e questo freddo intenso che sta avvolgendo la nostra regione. A te Luca. Effettivamente la situazione meteorologica che si presenta sull'Abruzzo, ma sull'Italia in genere in questi giorni, è piuttosto particolare. Infatti dalle immagini in sovrappressione possiamo vedere questo nucleo di aria gelida molto fredda posizionato sull'est Europa affluire sulle regioni adriatiche e portare un peggioramento anche sull'Abruzzo. Tale nucleo di aria gelida presenta valori molto freddi e infatti le temperature risultano fino a 10-15 gradi sotto le medie stagionali. Tuttavia sarà domani la giornata in cui raggiungeremo il picco del freddo. Tuttavia, a causa dell'assenza di una perturbazione ben organizzata di una ciclogenesi che ci apporta fronte freddo, fronte caldo e fronte occluso, le precipitazioni, a parte quelle di stanotte, risulteranno non organizzate e sparse. Infatti, dall'immagine satellitare possiamo notare come il fronte freddo adesso situato sul sud Italia, che sta transitando ulteriormente verso sud, apporta precipitazioni intense, mentre sul medio e l'alto Adriatico abbiamo precipitazioni meno organizzate. Queste precipitazioni continueranno a interessare l'Abruzzo nel corso del pomeriggio e per tutta la giornata di domani. Laddove queste insisteranno maggiormente, le nevicate potranno risultare anche intense, mentre potranno essere delle zone in cui le nevicate interesseranno minormente l'Abruzzo. Ecco Luca, questa ovviamente siamo a gennaio ed è una situazione che potremmo anche definire di normalità. Quello che probabilmente le persone vogliono sapere è per quanto continuerà questo maltempo e questa ondata di neve, soprattutto se colpirà le zone costiere che sono quelle meno abituate a precipitazioni nevose. Allora, secondo gli ultimi dati che noi abbiamo a disposizione, l'ondata di maltempo durerà almeno fino alla giornata di sabato, soprattutto al mattino. Poi dal pomeriggio di sabato le condizioni meteorologiche miglioreranno velocemente, le temperature tenderanno a salire, tuttavia a mantenersi su valori piuttosto bassi. Le nevicate potranno sì interessare la fascia costiera, soprattutto a partire dalla serata odierna e per tutto il corso della giornata di domani, però non dovranno arrecare, diciamo, disagi troppo ingenti alla popolazione, perché non sono previsti accumuli particolarmente abbondanti. Ecco, questo è un fronte freddo, Luca, che arriva da dove? Come si è generato? Cosa sta comportando, diciamo, anche a livello europeo? Ho visto delle immagini della Jugoslavia dove insomma, Croazia, Serbia erano completamente coperte di neve, insomma un'ondata che arriva dall'est Europa, è così? Sì, effettivamente è così, si tratta di aria di origine artica continentale, molto densa, molto fredda, che non raggiunge le nostre, diciamo, latitudini spesso. Effettivamente l'est Europa risulta maggiormente colpito rispetto ai nostri territori e su queste zone si hanno temperature fino a meno 20 gradi centigradi. Insomma, temperature che mi pare di capire non raggiungeremo nella nostra regione. Io Luca ti ringrazio per averci, insomma, illustrato il tempo e il meteo sulla nostra regione. Ovviamente rimandiamo l'appuntamento con Luca Mennella e con le previsioni meteo dopo il telegiornale. Grazie Luca. Grazie a voi. Allora andiamo avanti con il nostro notiziario e passiamo alla cronaca. A Pescara, fallito l'assalto alla gioielleria, i carabinieri del Nord di Pescara hanno messo in manette tre romeni sorpresi proprio dai militari. Allora vediamo il servizio. Fallito assalto della banda del buco alla gioielleria Stroili Oro di via Nicola Fabrizi a Pescara, grazie al pronto intervento dei carabinieri che nella notte fra il 3 e il 4 gennaio scorso, nel quadro di servizi predisposti per il controllo del territorio, hanno sventato un furto di almeno 30.000 euro in manette tre persone originarie di Roma. Tutto nasce da un controllo in particolare del personale in abiti civili che è predisposto al controllo e repressione di reati contro il patrimonio soprattutto.
E la dinamica, come vi ho spiegato, è molto semplice. Viene notato quest'uomo vestito di nero con lo zuccotto che con fare sospetto batte il marciapiede antistante la gioielleria, e i militari si allertano, chiaramente capiscono subito che c'è qualcosa che non va e che l'uomo sta fungendo da palo per qualche furto, e decidono prima di osservarlo e poi chiamare i rinforzi ed intervenire. Quindi viene bloccato il palo e si fa irruzione nel bar dove gli altri due malviventi stavano praticando un buco per rubare i gioielli all'interno dell'esercizio commerciale attivo. La tecnica richiama effettivamente ben note vicende cinematografiche, no? La famosa banda del buco. Loro in particolare sono stati ancora più accorti, perché non sono entrati materialmente all'interno dell'esercizio, ma hanno semplicemente infilato una mano proprio al fine di non far scattare l'allarme. Quindi hanno presumibilmente fatto dei sopralluoghi in precedenza per individuare il punto esatto dei gioielli che avevano maggior valore, parliamo di 30.000 euro di gioielli circa, e hanno infilato giusto la mano per sottrarre questi preziosi, e sono stati presi proprio nel momento in cui avevano in mano tutti i gioielli. Voltiamo pagina, adesso la politica. CGIL, CISL e UIL contestano il bilancio regionale appena approvato ed esprimono forti perplessità. A tal proposito abbiamo ascoltato il segretario generale della UIL Abruzzo, Roberto Campo. Roberto Campo, è stato approvato il bilancio della Regione Abruzzo, però i sindacati esprimono proprio in queste ore delle perplessità. Perché? Soprattutto delle preoccupazioni. Abbiamo deciso di chiedere unitariamente un incontro all'assessore al bilancio, perché i rilievi della Corte dei Conti sono talmente aggressivi nei confronti dell'Abruzzo che ci preoccupa il fatto che i sacrifici che si stanno facendo da anni con un bilancio che non mette poste di sviluppo da anni non vengano poi vanificati per poi un insormontabile dato del debito da ammortizzare in un tempo troppo breve. Quindi vorremmo che fossero messe le carte in tavola tutte da parte della Regione, e se è il caso anche che si facesse un confronto pubblico aperto con il livello nazionale su questo. Al di là dei rilievi della Corte dei Conti, poi secondo voi cos'è che non va in questo bilancio? Ma non è questione di cosa non va, è che comunque non è finito ancora l'accertamento dei residui, per cui non c'è un dato oggettivo dell'ammontare del debito, non è ancora chiarito come verrà poi rateizzato questo debito, per cui si è fatta una scelta da parte della Regione comunque di venire incontro alla richiesta della Corte dei Conti di quantificare un dato di debito con un dato provvisorio. Ecco, noi vorremmo essere sicuri che il dato provvisorio non venga travolto poi da rilievi critici, che sia sostenibile la prima rata dei 51 milioni e che sia poi effettivamente compatibile questa operazione con quel minimo di versamenti che il bilancio fa ancora per il sociale, quello che fa per i trasporti, considerando che vanno riorganizzati i servizi rapidamente, e un inizio di riduzione delle tasse aggiuntive che pagavamo per il deficit sanitario. Sanità in via di risanamento, vorremmo che si cominciasse quel percorso. E proprio di sanità andiamo a parlare adesso. Performance ancora insufficienti, almeno secondo la classifica delle regioni stilata da Demoscopica. Vediamo il servizio. Sono 15.000 le famiglie abruzzesi che si sono impoverite per curarsi, in uno scenario italiano dove la metà dei cittadini rinuncia alle cure per ragioni economiche. In compenso l'Abruzzo spende più delle altre regioni per contenziosi legali e per pagare la governance del suo sistema sanitario. Sono questi i dati più eclatanti tra i peggiori d'Italia nella classifica stilata dall'Istituto Demoscopica, che mette a confronto i sistemi sanitari delle 21 regioni in base all'indice di performance sanitaria, il cosiddetto IPS. L'Abruzzo, che vanta di essere la prima regione uscita dal commissariamento della sanità, avendo rimesso a posto i suoi disastrosi conti, alla luce dei numeri di Demoscopica risulta però essere solo al 15° posto su 21 regioni nel gruppo definito delle regioni malate. A peggiorare il quadro sono le tre posizioni perse rispetto al 2014, quando si trovava al 12° posto di questa brutta classifica.
Analizzando gli indicatori di demoscopica, desta preoccupazione anche il dato relativo alle cosiddette famiglie impoverite. Si tratta di nuclei familiari residenti in Abruzzo che sono scesi al di sotto della soglia di povertà a causa delle spese per i farmaci, di quelle per le case di cura, per le visite specialistiche e delle cure odontoiatriche. Tutte spese che superano del 40% la cosiddetta capacity to pay, cioè la disponibilità economica di ogni famiglia al netto delle spese di sussistenza. Particolarmente alte in Abruzzo sono poi le spese legali per le liti, da contenzioso a sentenze sfavorevoli, sostenute dal comparto sanitario. In Italia ammontano a 191 milioni di euro, con una media di 3 euro pro capite. In Abruzzo la spesa pro capite è di 5,7 euro. L'Abruzzo è la seconda in classifica, invece, tra le regioni che spendono di più per i costi della politica, ovvero per mantenere il management delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie e delle strutture sanitarie. La spesa ammonta a 13 milioni di euro, pari a 9,8 euro di spesa pro capite. A fare peggio in questo caso solo il Trentino Alto Adige, con 10,1 euro di spesa pro capite. Adesso andiamo a Teramo, dove l'Ordine degli Ingegneri ha protestato davanti alla sede del Genio Civile per denunciare ritardi e inefficienze dell'ufficio teramano. Tantissime le pratiche post-sisma che attendono di essere esaminate e questo sta creando, secondo gli ingegneri di Teramo, un disagio dilagante tra la popolazione. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Il Genio Civile di Teramo non funziona e questo crea problemi, disagi e soprattutto ritardi per le tante pratiche post-sisma. Lo sostiene ad alta voce l'Ordine degli Ingegneri di Teramo, che ha deciso di protestare davanti alla sede degli uffici teramani e lanciare un messaggio al Presidente D'Alfonso. Una regione facile dovrebbe avere un Genio Civile facile, invece qui a Teramo sono dei grandi problemi, secondo voi? Sì, quelli che sono gli slogan poi vanno messi, quella dichiarazione va messa in pratica. Rendere semplice e facile con degli slogan non produce effetti se poi non interviene nel cuore del problema. Siamo qui di fronte al Genio Civile appunto per manifestare questa situazione di disagio che i colleghi stanno denunciando da tempo per problemi inerenti al Genio Civile, problemi pregressi molto probabilmente, problemi attuali sicuramente. Bisogna porre rimedio, abbiamo fatto diverse comunicazioni, l'ennesima che facciamo anche al Presidente della Regione affinché si impegni a risolvere questo problema. Ecco, che problemi ci sono? Faccio qualche esempio, ci sono tempi di verifica delle attività svolte che sono in ritardo di qualche anno, aziende che stanno aspettando sopralluoghi, oppure rilasci di depositi che vanno oltre i tempi limiti della norma, ci può anche stare, ma dove la richiesta deve essere sopportata nell'arco di 20 giorni, attendere qualche mese comincia a procurare qualche disagio, oppure altre attività che magari necessitano di tempi più immediati e si prolungano alle calende greche, questo non va più bene. Cosa chiedete al governatore D'Alfonso? Di metterci rimedio. L'Ordine degli Ingegneri di Teramo resta in attesa di una sollecita risposta da parte della Regione Abruzzo e spera che tra i primi provvedimenti per rendere più efficiente il Genio Civile ci sia la strutturazione di una task force per alleviare i tempi di attesa. Restiamo sempre a Teramo, sono 7 i comuni del Teramano che hanno aderito al progetto Paride, che prevede la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con un risparmio di circa il 65%. L'iniziativa sarà gestita dalla società Era Luce insieme alla provincia di Teramo. Al via in 7 comuni della provincia di Teramo il progetto Paride per la gestione dell'illuminazione pubblica. Sarà la società del gruppo ERA a gestire con la provincia di Teramo i progetti di riqualificazione nei comuni di Bellante, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Giulianova, Martinsicuro e Tortoreto. Si tratta complessivamente di oltre 19.400 punti luce, con un risparmio energetico medio di oltre il 65% rispetto allo stato di partenza degli impianti. Ma come si fa a risparmiare sulla luce pubblica, sull'illuminazione? Si risparmia utilizzando delle tecnologie che nell'ottica del ciclo di vita,
quindi non guardando i 5 mesi ma guardando un periodo che è almeno 25 anni, vanno a abbattere tutti quelli costi che sono collegati all'illuminazione. In questo caso il progetto Paride è stato impostato secondo le direttive e le logiche europee di sostenibilità ambientale, quindi permette un abbattimento di oltre il 65% quelli che erano gli impieghi energetici passati, rimanendo poi nella spesa storica più o meno che avevano i primi comuni. Quindi oltre all'illuminazione però voi farete anche altro. Sì, giustamente, perché oltre all'illuminazione c'è la sicurezza, quindi interventi di adeguamento normativo tecnologico e servizi a valore aggiunto necessari poi per quello che sono le famose smart city che si stanno affacciando per le esigenze dei cittadini. Quindi questo progetto è innovativo perché avrà risparmio, adeguamento normativo tecnologico ed sistemi a valore aggiunto, servizi a valore aggiunto. Quindi comunque ci sarà però un investimento da parte dei comuni? In questo caso si usa finanza tramite terzi, nel senso l'investimento iniziale viene fatto dal privato, in questo caso era Luce, e il comune acquisisce con la gara il diritto di pagarlo in 24 anni. Quindi proprio perché ci sono limiti di patto di stabilità, in questo caso c'è un'alleanza, con un partenariato pubblico-privato con una società che anticipa i capitali, fa i lavori e poi il comune ripaga negli anni. Tra le opere previste dal progetto Paride anche servizi smart come la videosorveglianza, access point, colonnine di ricarica per veicoli elettrici e totem multimediali. Ed ora andiamo all'Aquila dove si è svolta la tradizionale fiera dell'Epifania, una fiera particolare nonostante le condizioni meteo, ma anche per i tanti controlli antiterrorismo che sono stati fatti dalle forze dell'ordine sui visitatori, oltre 300 gli espositori che sono arrivati nel capoluogo di regione per partecipare a questa che ormai è una tradizione delle feste dell'Epifania. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Una fiera dell'Epifania dell'Aquila blindata, la numero 69, dalla tarda serata di ieri è stato organizzato un servizio di vigilanza antiterrorismo per la tradizionale fiera della Befana del capoluogo. Le 340 bancarelle, dislocate in 13 zone del centro, sono state blindate con vere e proprie misure antiterrorismo, decise da un tavolo tecnico tra questore, forze di polizia, l'assessore al commercio del Comune dell'Aquila ed il presidente della FIVA Confcommercio. Particolare attenzione è stata posta nell'evitare l'accesso ai veicoli nell'area riservata agli espositori ed un maggior controllo sui numerosi visitatori che si aggirano tra le bancarelle della fiera. Sono stati collocati ostacoli fissi e varchi ritenuti strategici, presidiati da personale delle forze di polizia. Oltre a numerosi operatori in uniforme, presenti tra la folla anche agenti in abiti civili e della Digos. Tra le cosiddette banchette girano anche numerose unità cinofile e artificieri. I servizi sono naturalmente finalizzati come ogni anno a prevenire anche borseggi che con il notevole afflusso di pubblico sono sempre possibili, nonché l'abusivismo commerciale. È un bel afflusso un po' verso le 11, sta venendo, la fiera non manca mai di turisti e di gente e di commercianti che hanno novità, bella roba, la fiera che è acclarata da tutti. Aspettiamo un bel fatturato, non faccio stime, però un bel fatturato perché i nostri concittadini vengono da tutta la regione a visitare la fiera dell'Epifania, pure se qualche altro comune ce la vuole imitare, ma non ha lo stesso successo che ci abbiamo noi perché questa è la 69esima edizione. E non si può plagiare questa fiera perché è la fiera del capoluogo di regione che è nata 69 edizioni fa e ciò non può mancare il successo. È la bella giornata. E adesso passiamo alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio di Serie A e dal Pescara. Questa mattina è stato presentato, in realtà pochi minuti fa si è conclusa la conferenza stampa, il neoacquisto Alberto Cerri. L'attaccante proviene dalla SPAL, ha scelto la maglia numero 20 e racconta la trattativa che lo ha riportato in Abruzzo, una regione che ormai è la sua seconda casa dopo aver militato in Serie B con la Virtus Lanciano. Andiamo a vedere insieme le prime parole di Cerri in biancazzurro. È successo tutto, diciamo, in fretta perché era l'ultima partita che ho fatto con la SPAL, cioè a Bari il 29.
è successo tutto questo col Pescara il 30, diciamo, il 30 pomeriggio. È arrivata una chiamata e io non ho esitato ad accettare, ho accettato subito perché nella Serie A 1, poi anche se magari in questo momento la squadra, noi siamo in difficoltà a livello di classifica, comunque penso che sia un'opportunità importante e sono venuto qua con l'intento comunque di far bene e di salvarci sicuramente. Io mi alleno sempre al 100% e cerco di dare tutto me stesso sia in partita che in allenamento. Poi le decisioni stanno agli allenatori e io le rispetto, però della concorrenza so che c'è, aiuta la concorrenza, anzi è stimolante, però non ho paura. Prima pensione è ottimo, un gruppo bellissimo, siamo concentrati, carichi per fare finire il girone di andata e fare un grande girone di ritorno. Io ho parlato con il direttore Leone che ho avuto a Lanciano, però poi penso che ci sia anche stato l'ok del mister Oddo e quindi insomma erano consapevoli di chi avrebbero preso, ecco. È diciamo una mia seconda casa, no? Infatti per questo sono molto contento. Sì, diciamo che può sembrare un segno del destino che debuttai contro appunto il Pescara, se non sbaglio sia io che Di Francesco, Federico, e fu un bel momento, adesso pensiamo a far bene, dai. Responsabilità sono belle, quando ti danno delle responsabilità a una persona penso che bisogna essere contenti, sicuramente è una grossa responsabilità, però non ci penso più di tanto, penso a far bene per la squadra, per il gruppo, per me stesso e basta, poi se questo va bene meglio. Il numero di maglia, ho scelto il numero 20, che fu la prima maglia con cui debuttai a Parma proprio contro il Pescara, era libera, quindi mi sono buttato sulla 20. E poi mi ispiro, no, cerco di guardare tutti i più grandi giocatori di Serie A, insomma internazionali anche, quindi non ho un modello proprio a cui mi ispiro, cerco di raccogliere il meglio di tutti i grandi campioni. E adesso scendiamo in Lega Pro, dunque restiamo sempre al calcio. Il Teramo attivo sul mercato sul fronte delle uscite. Quella di oggi dovrebbe essere una giornata decisiva per il destino di Forte e per quello di Jefferson. Intanto, a sorpresa, pare che nella lista dei giocatori destinati a lasciare il club biancorosso ci sia anche il difensore Filippo Capitanio, il servizio di Jacopo Forcella. Iniziano i movimenti di mercato in casa Teramo. Il primo della lista lunga dei partenti che il direttore tecnico Alec Bolla per le mani è Luca Forte. L'attaccante tornerà al Pescara nelle prossime ore. La società biancazzurra lo girerà di nuovo in Serie B. Ma la società del presidente Campitelli risparmierà sull'ingaggio del giocatore arrivato in estate ma mai davvero inserito né nella gestione Zauli né in quella di Nofri. Quella di oggi sarà una giornata decisiva anche per il futuro di Jefferson. Nel pomeriggio infatti ci sarà un incontro con il procuratore del brasiliano per capire se ci sono i margini per un addio già di fatto ufficializzato dal patron biancorosso qualche giorno fa. In questo caso però la difficoltà sta nel trovare una sistemazione per la punta oppure incentivarlo a lasciare Teramo. A sorpresa nella lista dei partenti ci sarebbe anche Filippo Capitanio, il difensore voluto da Lamberto Zauli e che il tecnico avrebbe voluto confermare addirittura sacrificando Nebil Caidi. È sul mercato e questa sarebbe una rivoluzione copernicana rispetto ai giorni a ridosso di Capodanno. Dunque dalla mancata cessione di Caidi si passa a quella di Capitanio del breve volgere di qualche ora e questa se vogliamo è una presa di posizione chiara e netta della società biancorossa. A centrocampo partirà quasi certamente Davide Peterman e ci sarebbe il Modena su di lui. Per quanto riguarda le entrate, davanti il sogno è sempre Nicolò Romero della Feralpi Salò. È l'obiettivo numero uno del DT Bolla che lo ha individuato come il profilo ideale sia nel modulo con il trequartista sia nell'eventuale cambiamento verso il 4-3-3 con Petrella e Di Paolo Antonio. In secondo piano Stefano Pietri Biasi in uscita dal Pordenone e sul quale c'è anche il Piacenza. E proprio nelle fila piacentine c'è Andrea Razzitti, altro attaccante che desta qualche interesse. Altre partenze saranno quella di Orlando, che praticamente non si è mai visto, Manganelli, che con il ritorno di Zauli ha perso posti nelle gerarchie difensive a favore di Altobelli, in bilico le posizioni di Sales e Steffè. Non arriverà invece Luca Berardocco, che dovrebbe accasarsi molto probabilmente a Padova.
Prima di chiudere torniamo al maltempo con una notizia che prendiamo da Facebook. Sul social network, vedete, è apparsa questa fotografia. Accade anche questo, una squadra di volontari della Protezione Civile di Montesilvano impegnata nel pattugliamento della tratta autostradale A14 Pescara-Chieti ha fermato, vedete chiaramente dalla fotografia, contromano una vettura nel tratto compreso fra Ortona e Lanciano. Sul posto ovviamente arriverà anche la polizia stradale, se non è già arrivata, la società Autostrade. Dunque l'invito ancora una volta e soprattutto in questi giorni di maltempo è a essere molto prudenti alla guida. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, il TG6 termina qui, torna questa sera alle 19 e poi alle 23 la terza edizione. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.